Meno due. Per te me ne basta uno, sbirro. Ne hai sprecati parecchi, però. Ho sempre più pallottoli. Sicuro? Invece di insultarmi, dimmi dove si trova il tuo principale. Sicuro? Ah! 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 Non parli, il prossimo proiettile lo uso per i tuoi gioielli di famiglia. Non lo puoi fare, se ne sbirro del cazzo non puoi! Vuoi davvero correre il rischio? Davvero. I terreni sono di una società prestamone. Alle giostre, quindi. Sono dismesse da tempo. Ormai sono abbandonate. L'ho detto. Non sono mai stato bravo con i conti. Ho sentito che non ha cambiato i suoi metodi da Gestapo. Ne hai fatta di strada dai tempi dell'Accademia di Polizia, Didi. Oh, lo sai che non mi piace quel soprannome. E poi non è il luogo adatto. Mi chiami Detective Swan. Diane Swan. Non avrai mai questo caso, nemmeno se ti portassi a letto il procuratore. Il procuratore l'ha già affidato al mio distretto. Questo caso è mio. No, non più ora. Quindi ti conviene darmi tutte le informazioni in tuo possesso. E all'istante. Ho speso 5 anni della mia vita per dare alla caccia uno dei maggiori boss della droga di questa città. Sono morti degli agenti per colpa di quel bastardo. Non permetterò al primo che passa di prendersi quello che mi spetta. Ma io non sono la prima che passa. Sono stata la tua più grande allieva, non sono l'ultima arrivata. Questa non è una simulazione, è la realtà. Anche gli ordini del procuratore sono una realtà. Sai, dovresti cambiare un po' atteggiamento. Un agente abile, ribelle, sì, è vero, è molto figo. Ma un detective deve essere riflessivo, equilibrato. E non correre dietro e crivellare un sospettato. Oscar era il braccio destro di Camonte, era uno spacciatore e un assassino. Certo, ma noi siamo poliziotti. Non indossi un costume. Per questo il procuratore vuole che prenda ordini da te. Se tu non fossi così bravo, non ti terrebbe per questo caso. Quando eravamo agenti, colleghi, ti piaceva così tanto seguire le mie richieste. E che ci dà? Vaffanculo! Senti, cerchiamo di concludere insieme questo caso e di non crearmi problemi. E quando sarà tutto finito, ognuno per la sua strada. Se fosse così facile, l'avrei già preso. E perché? Ha una talpa la polizia. Potrebbe ascoltare qualsiasi conversazione che facciamo. Una talpa? Sì. E forse più di una. Capo. Credo farebbe meglio lasciare la città. Ah, non devi preoccuparti. Ho già preso tutte le mie precauzioni. Che devo fare? Domani è necessario che tu, Oscar, recuperi il carico di droga al porto. Perché io? Perché sei il migliore.
A volte è necessario sacrificare le pedine perché il re possa sopravvivere. Non ti spiace nemmeno un po' lasciarlo morire così? Non è come se avessi sacrificato la torre o l'alfiere. Spero non ti venga in mente di sacrificare la regina. Calmati, tesoro. Lo sai che non mi piace essere chiamata tesoro. Ok, ok. Piuttosto sei sicura che domani faranno l'irruzione? Sì, certo. Ero presente quando il procuratore ha approvato l'operazione. E credi davvero che Atuto lo ammazzerà? Lo conosco bene. Oscar giurerà di vendicarsi di lui e lui lo ucciderà. Sa che copriranno le sue azioni perché non possono perdere uno come lui. Lo faremo passare per un regolamento di conti. Faremo credere al nostro detective che sia la talpa e che l'abbia ammazzato per paura che Oscar lo denunciasse una volta arrestato. Perché funzioni però è necessario attirarlo qui. Tu sai come fare. Sì, il procuratore mi darà la conduzione del caso. Lui non vuole che si sappia che ha delle relazioni extraconiugali. Non ti puoi fidare soltanto delle persone che non hanno niente da perdere. Ma lui lo farà. E poi verrà qui. Sei un diavolo! Dio aiuti chi ti sarà nemico. Ma il mio nemico è già sotto scacco e non lo immagino nemmeno. È il momento più divertente della partita. Sei venuto a prendere la tua parte. Prendi quella pistola e ti sparo. La pistola? Ma non siamo soci? Sei strafatto. No, questa mattina ho bevuto soltanto una tazza di caffè. Allora la caffeina ti fa male. Sei uno spasso, socio. Ma che gioco stai giocando? Ma che gioco sto giocando? Ora te lo spiego. È semplice, si chiama Fotti lo sbirro. Fotti lo sbirro. Vedi, si prende uno sbirro, magari un poliziotto che ha tanta voglia di ficcarti una bella pallottola in testa. Pam! E poi si costruisce una serie di prove false ai suoi danni, così quando lo sbirro viene per arrestarti, beh, lo si avvisa che una volta in prigione diventerai un collaboratore di giustizia e confesserai. Dirai che lo sbirro in questione era un corrotto e tirerai fuori al momento giusto una serie di prove e documenti, tutti falsi, ma costruiti ad arte. Potrai provare nulla, perché io non ho fatto nulla. Ma l'opinione pubblica non la penserà così. E nemmeno la polizia, la magistratura, ci sarà un'indagine, un processo. Alla fine di quel processo si proverà la mia innocenza. Odas, ma hai abbastanza soldi per pagare gli avvocati? Ce li hai i soldi per pagare gli avvocati? Eh? E quanto guadagni un detective? E la TV? Oh, la TV, sai quei programmi con le casalinghe? Hai presente? Quelle ti condannano, senza neanche sapere chi sei. Che vuoi dire? Dico che l'opinione pubblica sarà scandalizzata! Non tanto quando verrà a sapere che sei un corrotto, ma quando saprà che ti scopavi una collega! Sei un diavolo! No, il diavolo veste Prada e porta i tacchi. Detective Atwood! Cosa ci fai qui? Io credevo... Credevi alle mie parole? Sì, lo so. Sono io l'unica talpa, non l'avevi ancora capito. Tu eri d'accordo con lui, ma sei una poliziotta. Lo sono stata, e poi ho ricevuto un'offerta che non potevo rifiutare.
Ho sempre dovuto combattere per ottenere ciò che volevo. Sono sempre stata in guerra, Oliver, e in guerra tutto è lecito. Getta la pistola e lascia che ti arresti. Almeno potrai cercare di dimostrare la tua innocenza. O non credi nella giustizia? Ovvio che no. Sei nel giusto finché hai un distintivo che ti protegge. E allora puoi sparare ai miei uomini, puoi fregartene della vita umana. Non accetto lezioni di morale da te. Vuoi spararmi? Se mi uccidi farei di me una martire. Già. E tu preferisci giocare il ruolo del diavolo? Credimi, Oliver! Quando un diavolo come lei vuole colpire al cuore, è impossibile che manchi il bersaglio e la ferita è sempre mortale. Una grande verità. Ma se lei è il diavolo, io non sono una tua santa. Cosa? Sai, quando due persone sono amanti, esistono delle chiacchiere di letto, dei bisbigli sotto le lenzuola. Ti accorgi se la tua partner è distratta e nervosa? Quando c'è qualcosa che vi divide, te ne accorgi se l'ami davvero. E se tu ami davvero quella persona, sai che potrai sempre contare su di lei anche nelle peggiori delle situazioni. Ho sempre saputo della tua offerta. Lei è stata mia agente sotto copertura per tutti questi anni. E ogni mossa che abbiamo fatto è stata necessaria per arrivare qui e darti scacco. Stai mentendo! Me ne sarei accorto. Io ti ho mostrato il mio corpo perché tu non vedessi i miei occhi, perché tu non vedessi la bugia, la menzogna. No, tutto il piano. Non ero io il tuo avversario, era lei. Fine del gioco. Sai che non mi piace quel soprannome. E poi io ho sonno. Dai, adesso che sei tu il capo devi dare un buon esempio. Non dovevi dare le dimissioni. Era la maniera migliore. Almeno adesso potremmo stare insieme senza dare inutili spiegazioni. Quel lavoro mi stava avvelenando la vita. Vuoi davvero avere una famiglia con me? Non desidero altro. Vuoi davvero essere mio marito e il padre dei miei figli? Se davvero desideri diventare qualcuno e fai di tutto per diventarlo, alla fine lo diventi.